L'ho sempre detto io che sareste adattissimi a dirigere il traffico. Grazie, capitano. Vuole che le dica dove può andare? Stai attento, Mahoney. Adesso parcheggiate la mia auto e attenti a non graffiarla. Ma sia chiaro che di mancia non se ne parla nemmeno. Hai sentito il capitano Jones? Diamoci da fare. Tutti i sistemi sono attivati. Siamo pronti ad alzarci. Sfrutteremo lo spazio interveicolare. Grazie per essere qui a vigilare sulla sicurezza della galleria. Beh, è un piacere, signore. Sono davvero felice di essere d'aiuto alla comunità. Allora arriva giusto a proposito. Potrei avere un drink. Capitano Harris, non credo lei conosca il signor Ego. È il più ricco fra i miei sostenitori. Oh, mi consideri al suo servizio. Prenderò due bollicine di champagne, grazie. Stasera danno la partita e io devo badare a questi insulsaggini. Ora che ci penso, credo che farò una visitina al buffet per un tramezzino. Hai aperto il lucernario, Charles? Come il signore aveva ordinato. Ma deve fare attenzione, sir, questo posto pullula di poliziotti. Vuol dire che sarà ancora più divertente, Charles. Sarei così contrariato se lei fosse arrestato, sir. Basterà creare un diversivo e vedrai che tutto andrà secondo i nostri piani. Eccoli il nostro diversivo. Come desidera, signore. Oh! Sei qui per vigilare sulla monna ciccia. Tieni aperti gli occhi, non le ganasce. Sono nell'età della crescita, devo nutrirmi, signore. Ti assicuro che se non torni in fretta al tuo posto non avrai più la necessità di nutrirti perché sarai cadavere. Sì, capitano. Questo è il momento adatto. La monna ciccia! Qualcuno l'ha rubata! House! Mi sono messo nei pasticcini. Finalmente eccoci qua, è molto tempo che manchiamo. Siamo stati via parecchio, è quasi un anno che viaggiamo. Il Perù è un bisù, e è pure Timbuktu. E la Cina, sai, ci ha stupito più che mai. Abbiamo preso treni, aerei, bastimenti. È per questo che crediamo, siamo a casa, siamo contenti. Il nostro amico House è un anno che ci aspetta. Noi siamo veri amici, non di quelli usa e getta. Finalmente eccoci qua, è molto tempo che manchiamo. Siamo stati via parecchio, è quasi un anno che viaggiamo. Ecco le valigie, con noi ci siamo portati lo stretto necessario per non essere vincolati. E poi dal viaggio portiamo ricordi. In Norvegia ci siamo presi due o tre fiordi. Non stare lì palato, abbiamo fretta. Il nostro amico House è un anno che ci aspetta. Dacci una mano, noi siamo faticati. Ed i bagagli, va tutti caricati. Ma come potete pretendere di caricare tutta questa roba? Ho un taxi io, non un transatlantico. Il direttore vuol conoscere personalmente la squadra. Crede che riusciranno ad acciuffare il ladro? Chiunque egli sia deve essere un tipo astuto. Ma noi lo prenderemo. Con il mio cervello e la mia esperienza non ho alcuna possibilità di cavarsela. Non gli basterà essere astuto. Grazie per la sua fiducia, capitano. Siamo arrivati. Lasciaci pure al parcheggio che c'è sul retro. Sono incastrato, tirate! Stiamo tirando! Nessuno può sbarrare la strada a un poliziotto bravo e competente come il sottoscritto. Oh, no!
lasci che le dia una mano, signor sindaco. Chi diavolo siete voi? Siamo venuti a trovare il nostro amico Hans. Esatto, capo. Vogliamo fargli una sorpresa, dato che è un pezzo che non ci vediamo. Hans! Altri guai in vista. Non prendertela, amico. Coraggio! Pensa alla serata che ci aspetta. Bowling, hamburger e poop. Ha ragione. Rilassati, non sei in servizio adesso. Se continuo così, non lo sarò mai più. Questa è bella. Fratelli, siamo stati invasi dai pinguini. Oh, no! Un party di beneficenza. Non penserai di piantarci in asso? Ti divertirai con noi, che tu lo voglia o no. Magnifico sport, non è vero? Soprattutto ci permette di raccogliere fondi per una nobile causa. Davvero un ottimo lavoro. Lo definirei uno strike, signore. Chi perde, ragazzi, paga gli hamburger. Vi va? Per me va bene. Così è più interessante. Sì, ok. Provate a indovinare chi pagherà. Proviamo un lancio a sponda? Va bene, Mark. Pronto, Pitbox? Quanti hamburger devo ordinare? Aiuto, polizia! Cosa succede? Il mio braccialetto di diamanti me l'hanno appena rubato! L'hanno sfilato dal polso! Oh. Ma che sta succedendo? È stata derubata! Accade spesso quando tu sei nei paraggi, gran bel poliziotto! Se non ci fossi stato tu, avrebbe ancora il suo braccialetto! Forse dovrei dare le dimissioni, vero capitano? Era ora che tu avessi un'idea intelligente, Aus. Non dimetterti, Aus. Sei un ottimo poliziotto. Il capitano Harris non la pensa così. Il capitano Harris non pensa affatto. Per come stanno andando le cose, se non me ne vado subito, qualcuno ruberà l'intero edificio. Si tratta solo di un periodo sfortunato. Tu sei uno dei migliori della squadra. Anzi, tu sei due dei migliori della squadra. Sentite, ho presentato le dimissioni e domani a mezzanotte darò un taglio alla mia brillante carriera. Che bella collezione di figurine! Potresti lasciarmela in eredità. Sai cosa ti dico, Aus? Perché non ne parliamo davanti a una bella pizza? Con tripla mozzarella, peperoni, sottaceti e burro d'arachidi? Perché no? Bisogna pur morire prima o poi. In quanto a questo non ho alcun dubbio, signore. La considero un vero genio criminale. È vero, Charles, hai proprio ragione. Da un'occhiata alla mia ultima malefica invenzione. Mi servirà per il furto di domani. È una normale penna stilografica. Prova a schiacciare quel pulsante. Oh! Spaventoso! Oh no, direi favoloso. Dobbiamo scoprire chi ha messo a segno quei colpi. Ma come? Io ero là e non ho visto nessuno. Allora è uno degli ospiti. Ma sono dei pezzi grossi. Sarebbe un suicidio accusarli. Non se cogliamo il ladro con le mani sul fatto. Agisce durante i party dell'alta società. Domani si tiene una gara e ci sarà un mucchio di gente famosa. Bene, ci saremo anche noi. E se lo prendiamo, tu sarai di nuovo dei nostri. Sì! Scusate. La prossima volta che mi volete chiamare, limitatevi a un cenno con la mano. Vorremmo una pizza con acciughe e... Finite. Peperoni. Finiti. Del burro d'arachidi. Finito, finito. E perché allora non ci dice lei che tipo di pizza avete? Nessuna. Niente pizza in una pizzeria? Vi faccio una bella multa per falsa pubblicità. Non è colpa mia, amico. Prendetevela con quei tre là. Adesso si spiega tutto. Perché siamo venuti qui? Hai sentito gli sbirri ieri sera? Se scopriamo chi è il ladro, Aus non perde il posto. E saremo noi a scoprirlo. Cominciate a scoprire cosa che non va.
Voglio che voi meccanici controlliate subito le sospensioni del mio Bettuzzi. Beh, ecco, adesso noi avremmo altro da fare. Ci mettiamo all'opera. Non dovete preoccuparvi, signori. Sorveglierò personalmente questo denaro. Grazie, capitano. È confortante sapere che questi valori sono in mani sicure. Già, già, infatti. E ci vediamo dopo la gara. Ok, ragazzi, sapete cosa dobbiamo fare? Certo! Il buon poliziotto deve dare la caccia ai fuorilegge perché non compiano le loro malefatte. Precisamente. Signori, tutti ai vostri posti. Avete finito o no? Certamente è tutto in ordine. Devo vincere questa gara. Aspettate che vi metta le mani addosso. Scommetto che stiamo per battere il record mondiale dei 100 metri. Per un pelo. Diamo un'occhiata e controlliamo se è tutto tranquillo. Faccia presto, signore. Non vorrei che ci potesse vedere qualcuno. Mai fare fretta agli artisti, Charles. Ehi, non pensavo che i ricconi si divertissero coi graffiti. Ecco il nostro ladro misterioso. Fermo, canaglia! Eh? Attenti! Oh. Vogliamo andare, Charles? Seguiamo quella macchina. Ora tocca a noi. Essa. Tornate qui, devo ancora gareggiare. Ehi, non sapevo che tu sapessi guidare così. Neanch'io. Oh no! Gli stiamo addosso. E adesso, sir? Adesso la grande fuga. Adesso tenetevi forte! Ce l'abbiamo fatta! Che cosa succede? Non posso curvare! Deve essersi rotto lo sterzo! È meglio spegnere il motore! L'interruttore si è rotto! Non possiamo fermarci! Cosa facciamo adesso? Ehi, quelli sono gli amici di House! Bisogna fare qualcosa prima che diventino ex amici! Ci penso io! Scusi, permesso, messo, scusi, grazie. Ehi, bambini, non provateci anche voi, intesi? Sono meglio di Indiana Jones! Sir! Salve, ragazzi, ho fatto un salto a trovarvi. Apri il cofano, stacco l'alimentazione. Non era un'idea malvagia. Attenti! Ho perso un bottone, mi date una mano a cercarlo? Ce la siamo vista brutta, signore. Se fossi in lei, prenderei in considerazione l'idea di rinunciare al colpo di stasera. Non essere ridicolo, Charles. Il solo motivo per cui rubo è il piacere del brivido. E quello di stasera sarà il colpo più eccitante della mia vita. Ma quei tre palloni gonfiati ci hanno visti. Ci avranno certamente denunciato le autorità, sir. Sei davvero convinto che la loro parola valga più della mia? Io sono una persona rispettabile. Nessuno avrebbe potuto avvicinarsi alla cassaforte, signor sindaco. Non con me nei paraggi. Un altro maledettissimo furto è proprio sotto il naso di un capitano di polizia. Il sindaco ha ragione.
Questo non farà piacere ai miei sostenitori, Capitano Harris, né ai suoi superiori. Non si preoccupi, signor sindaco, riuscirò a prendere il ladro. Forse l'ultima cosa che faccio in vita mia. Glielo auguro, capitano, o sarà davvero l'ultima cosa che fa. Forse noi possiamo darle una mano. La cosa migliore che tu possa fare è quella di dare le dimissioni a mezzanotte. E fammi il piacere di portare i tuoi amici taglieforti fuori dal mio distretto. Ma noi sappiamo chi ha preso i soldi. Oh, e sentiamo, chi sarebbe secondo voi? Un tale che si chiama signor Ego. Già, abbiamo preso il numero di targa. Il signor Ego è un rappresentante dell'alta società. È molto ricco e molto potente. Solamente un idiota crederebbe a questa panzana. E io non sono un idiota. Ma loro sono testimoni oculari. Ne riparleremo quando avrete in mano delle prove. Oh! In casa non c'è anima viva. Perché non ci intrufoliamo e diamo una controllatina? Perché non si può entrare nella casa di un sospetto senza un regolare mandato di perquisizione debitamente firmato dal giudice. Ma niente ci vieta di sbirciare dalla finestra. Chi mi dà una mano? Tombola! Qui c'è il bottino! Ma voglio prenderlo con le mani nel sacco. E forse ho capito anche dove sarà il suo prossimo colpo. Se sapessimo suonare questi strumenti, mi sentirei molto più a mio agio. Buonasera, in veste di sindaco vi do il benvenuto all'assegnazione dei premi Whammy. Premieremo le virtù civiche di alcune personalità consegnando loro questa statuetta in oro puro. Il signor Ego invece verrà premiato con queste. Ma prima della cerimonia ascolteremo della buona musica eseguita dall'orchestra del conservatorio. Che cosa facciamo adesso? Facciamo finta. Comincia tu, Jones. Eccola, Ego. Sta rubando le statuette. Forza, prendiamolo. Aspetta, Zed. Tu prenderai la scorciatoia. Presto, presto, se la dà a gambe! Reso! Qualcuno vuol dirmi che cosa diavolo sta succedendo? Se lo vuoi sapere, noi ti rispondiamo! Che cosa accada a noi, sì che lo sappia! Il caro Edo è un bel furbetto! Si è preso il quadro ed il braccialetto! I soldi dalla cassaforte usando uno stilo che apre le porte. È un milionario un po' annoiato, da tutti è stato sopravvalutato. Amico House ha perso il posto, noi tre lo aiuteremo ad ogni costo. Sotto al naso! Noi l'abbiamo visto per puro caso! Ma il capitano non ci ha creduti ed è per questo che siamo intervenuti! È un parassita! È un malvivente! Ma grazie a House non farà più niente! Sei sempre deciso a lasciare la squadra, House? Lasciare la squadra? Ma nemmeno per sogno! Quest'uomo è un eroe! In verità siete stati tutti degli eroi! Perché proprio a me?